Se cercate qui su YouTube come entrare nel dark web, molto probabilmente troverete un mio video di ben 4 anni fa, che ormai ha collezionato quasi 500.000 di views, in cui spiego, come dice il titolo, come entrare, come navigare nel dark web. La, come dire, cosa particolarmente curiosa di quel video è che molti lo hanno considerato un video che non avrei dovuto fare, perché con quel video stavo spingendo le persone a entrare in un posto pericolosissimo, o direttamente o indirettamente a compiere un reato. A parte che realisticamente, insomma, non servivo io 4 anni fa nel fare un video in cui spiegavo come fare qualcosa in cui Google è pieno di guide, cioè non è che ho svelato un segreto che nessuno sapeva, semplicemente l'ho voluto spiegare, come mio solito, in maniera molto semplice. Ma detto questo, è illegale fare quello che ho spiegato in quel video? Quindi è illegale entrare e navigare nel dark web? Se sei capitato per la prima volta su uno dei miei video o mi segui da tempo, motivo per cui ti ringrazio, ti chiedo qualche secondo di attenzione, perché ora ti parlerò dello sponsor di questo video, grazie a cui posso dedicare più tempo a YouTube e continuare a realizzare e caricare video su questo canale. Qui sotto in descrizione ti lascio un link a un sito web e ti chiedo gentilmente alla fine del video di dargli un'occhiata e valutare l'offerta. È un piccolo gesto che supporta le tante ore di lavoro necessarie per mandare avanti questo canale. Lo sponsor di oggi è NordVPN, un ottimo VPN che, per citare alcune tra le varie funzioni, permette di navigare più sicuri, accedere a prezzi di prodotti o servizi più bassi grazie alla possibilità di effettuare acquisti simulati da altri paesi e accedere ai cataloghi di contenuti, come quelli di Netflix, disponibili in altre nazioni o ai propri film e le serie TV quando si è in viaggio. Ma c'è anche una novità, aggiunta da pochissimo, che si chiama Threat Protection. È una funzione che trasforma NordVPN in qualcosa di più di una semplice VPN. In pratica offre una protezione anti-malware, bloccando file e siti dannosi, blocca i cookie di tracciamento e blocca le pubblicità invasive, tutte quelle tipo pop-up che disturbano pesantemente la navigazione. Quindi, insomma, i vantaggi di una VPN abbinati ai vantaggi di una navigazione più leggera, pulita e con maggiore privacy. Qui sotto e anche in sovrimpressione vedete il mio link che potete usare per sottoscrivere un abbonamento super scontato a NordVPN e come sempre, se non siete soddisfatti, avrete 30 giorni di tempo per ripensarci. Vi consiglio di provare, anche se fosse unicamente per quest'ultima promettente funzione di Threat Protection, inclusa gratuitamente nell'abbonamento. Grazie a NordVPN per aver sponsorizzato questo video e grazie a tutti voi per il supporto. Esistono 3 tipologie di web, o meglio, i siti internet vengono raggruppati in 3 macrogruppi. Il web classico, in cui navighiamo tutti i giorni, dove c'è YouTube e tutti i vari siti che troviamo tramite la ricerca su Google, che viene definito anche open web o surface web. Definire i siti che appartengono a questo gruppo è semplice, perché è composto da tutte quelle pagine, tutti i siti che appaiono quando si fa una ricerca sul motore di ricerca, su Google, su Bing, su Yahoo o su altri. In pratica si tratta di tutte le pagine indicizzate, è questo il termine corretto, quindi tutte le pagine indicizzate sono quelle che compongono l'open web. Si dice che questo web, questo gruppo, componga solo il 5% della totalità di internet. Io non so se questa è una statistica corretta, in ogni caso non è qualcosa di particolarmente determinante. Tutto il resto, cioè tutto quello che non è indicizzato, che non si ritrova semplicemente con una ricerca su Google, dai singoli siti web, alle singole pagine navigabili da un browser o alle singole risorse interrogabili con degli strumenti informatici, come può essere ad esempio anche un database presente in un server o in un computer collegato alla rete, compone il deep web. Tutti noi ogni giorno navighiamo nel deep web, anche nel deep web, secondo chiaramente questa definizione. Se voi accedete a una pagina web che non è ricercabile tramite Google, quindi che non è indicizzata, una pagina di un'azienda per uso interno, una pagina protetta da password o comunque altre situazioni simili,
state accedendo a una risorsa che formalmente fa parte del Deep Web. Ma ovviamente non sono queste le risorse, le pagine, i siti che fanno discutere. E arriviamo quindi al Dark Web, che è una porzione di queste pagine del Deep Web che sono raggiungibili unicamente tramite l'uso di un browser specifico, che nel nostro caso è il browser Tor, di cui ho parlato appunto nel mio video di 4 anni fa. Nel Dark Web si trova di tutto, veramente di tutto, ma ovviamente si tende a raggruppare sotto questo nome unicamente quei siti in cui si commettono delle azioni illegali: vendita di armi, di droghe, materiale pornografico illegale, quindi pedopornografia principalmente, servizi illegali, hacker su commissioni, delinquenti su commissione che possono commettere reati anche molto pesanti a richiesta. Insomma, mi sembra decisamente chiaro che di base il Dark Web non è proprio un bel posto. In ogni caso non c'è solo questo, ci sono anche molti siti in cui semplicemente si può parlare, dei classici forum in cui si condividono idee o dei siti dove si possono recuperare informazioni in stile Wikipedia, per intenderci. E questi siti rientrano comunque sotto l'etichetta nel gruppo del Dark Web perché non sono indicizzati e sono accessibili unicamente con determinati strumenti, quindi torniamo al solito browser Tor. Se voi fate questa ricerca su Google, quindi cercate proprio questa domanda: è legale entrare nel Dark Web? La maggior parte dei siti vi danno questa risposta. No, non è illegale accedere al Dark Web. Non è illegale visitare i siti presenti nel Dark Web. E tutto ciò è corretto, ha assolutamente senso, perché come in tutte le cose bisogna capire dove finisce la legalità e dove inizia l'illegalità. Non vorrei fare un esempio che possa essere considerato banale, non è questo l'obiettivo, quindi come dire, prendetelo nella maniera corretta, nel modo giusto. Maneggiare un coltello non è illegale, usarlo per fare del male a una persona invece è illegale. Possedere un'arma, una pistola, ovviamente nel caso in cui si abbia porto d'armi, comunque non è illegale, ma se la usate contro qualcuno, allora la questione cambia. La stessa identica cosa succede nel Dark Web. Nessuno vi vieta di entrarci, di visitare un sito in cui si può comprare droga, armi o servizi illeciti. Potete farlo, ma come dire, guardare e non toccare. Finché si tratta di navigare, non è un problema, di visualizzare delle informazioni. Se invece poi fate il passo successivo, quindi acquistate droga, armi, allora beh, chiaramente ecco che in quel momento si consuma il reato e quindi entrate nell'illegalità. Vorrei però fare un piccolo passo oltre. Perché se quanto ho appena detto è, e lo ribadisco, corretto, il Dark Web nasconde delle piccole trappole. Non sono trappole che non si possono evitare. Diciamo che basta, è sufficiente, stare alla larga da certi argomenti e se lo fate si potrà navigare nel Dark Web senza commettere alcun reato. Adesso vi spiego meglio, vi faccio due esempi. Come dire, abbastanza specifici, così da capire quali possono essere queste criticità. Immaginate di essere all'interno di un forum di discussione accessibile unicamente solo dal Dark Web. In questo forum decidete di partecipare alla discussione, di dire la vostra, magari su anche argomenti delicati, come possono essere dei fatti politici o comunque qualsiasi cosa che comunque si rifletta nel mondo reale. Intendo dire, voi non sapete con chi state parlando. Magari pensate semplicemente di condividere un'opinione, no? Un'opinione che non fa male a nessuno. E poi viene fuori che all'interno di quella discussione, su quel sito, magari si sta fomentando un atto terroristico. Ecco, scusate, sono andato, come dire,
dritto a un punto molto sensibile. Non sono cose di cui mi piace parlare. Comunque, identifica qualcosa anche forse molto lontano dalla nostra quotidianità. Ma volevo farlo per farvi capire effettivamente che c'è un rischio concreto nel mettersi in contatto con delle persone che non sapete chi sono e poi magari rimanere invischiati in qualcosa di più grande di voi. Non avete comprato armi, non avete comprato droga, avete semplicemente detto la vostra opinione, magari sopra le righe, così, no, come si fa normalmente su internet, e ancora di più perché tanto sono nel dark web e sono protetto dall'anonimato. Ma no, ecco, non so quanto possa essere reale o meno questo rischio, ma bisogna ammettere che può esistere questo rischio, perché comunque quel forum, quella risorsa del dark web potrebbe anche essere, come dire, sotto controllo. Quindi, in breve, io eviterei di partecipare attivamente a discussioni, magari su argomenti borderline. Quindi, in realtà, basta dire, meglio evitare di partecipare attivamente a cose che ci sono e accadono unicamente nel dark web. Il secondo esempio che vi faccio è un'altra cosa di cui non mi piace parlare, ed è quello della pedopornografia. Mi permetto di farlo perché so che la maggior parte di chi mi segue su questo canale non è che siamo proprio giovanissimi, come dire, quindi molti possono capire quello che sto dicendo e la sensibilità dell'argomento. Trovare del materiale pedopornografico nell'open web, nel surface web, è tecnicamente impossibile. O quantomeno dovrebbe essere così, e lo dico perché ci sono norme chiaramente molto ferree da parte anche dei siti e dei motori di ricerca, quindi un sacco di filtri che sono in grado di tenere lontani dalle ricerche e dalla possibile visualizzazione e presenza questi contenuti. Può succedere, ma la vigilanza è molto alta. Nel dark web ovviamente non è così, quindi tecnicamente è più semplice, ovviamente rispetto all'open web, è più semplice imbattersi in questa tipologia di contenuti. Se voi capitate su un sito in cui c'è questo materiale e lo visualizzate, nel momento stesso in cui lo state visualizzando, entrate in un'area illegale che punisce chi si procura e detiene del materiale pedopornografico. Potreste dire che non l'avete cercato consapevolmente, che non l'avete detenuto consapevolmente o cose di questo genere. Tant'è che poi magari sul vostro PC, tra file temporanei, cache varie, rimangono tracce di questo materiale e potreste sicuramente avere delle belle rogne da gestire. Il rischio a cui faccio riferimento è che nel dark web la possibilità di entrare in contatto con materiale di questo tipo veramente in maniera inconsapevole è più facile rispetto all'open web. Non voglio ovviamente nemmeno immaginare qualcuno che lo faccia di proposito, cioè che si metta lì cercando di proposito quella tipologia di materiale, e non voglio assolutamente parlare di questa cosa. Ma siccome i siti nel dark web, i nomi che vengono dati, il modo in cui vengono passate le informazioni, non è che si capisce perfettamente da subito, non è che si capisce dai pochi motori di ricerca e risorse che ci sono, potreste trovarvi davanti a quelle pagine. Voglio quindi riassumere in questo modo. Confermo che entrare nel dark web non è illegale. Chi vuole farlo, per quanto mi riguarda, può farlo senza commettere alcun reato. Se decidete però di farlo, state comunque alla larga dai materiali pornografici, non partecipate attivamente alle piattaforme presenti nel dark web e ovviamente, mi pare scontato ma lo dico, non dovete usare alcun tipo di servizio illegale. Se non fate queste cose e volete solo sbirciare un po', mossi dalla curiosità, allora non state commettendo alcun reato. Ma definito questo, quanto è invece veramente pericoloso entrare nel dark web? Perché a guardare dai vari video presenti su YouTube sembra pericolosissimo. Beh, non ve lo dico in questo video. Se volete un video in cui vediamo veramente quali sono i pericoli, i rischi nell'entrare nel dark web e come evitarlo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Voglio anche proprio, a disclaimer chiusura,
la mia non è un'istigazione a entrare nel dark web. Io faccio divulgazione, lo sapete, faccio informazioni, voglio dire le cose come stanno, ma non voglio istigare nessuno a entrare nel dark web. Realisticamente sarebbe solo curiosità, perché non è che ci trovate delle cose bellissime, fantastiche, che vale la pena esporsi per entrare. Sinceramente le risorse che abbiamo nell'open web sono quelle forse anche più interessanti e che possono creare veramente formazione, dare dei contenuti, intrattenere, quindi sinceramente potete anche evitare di entrare nel dark web. Grazie ancora per avermi seguito, lasciate un mi piace, condividete questo video con i vostri amici, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un altro video. Ciao!